Bentornati su Global Rally Network, la casa dei sogni, delle emozioni e delle belle cose, delle live abusive, di regali, del Natale, perché quest'anno Natale. Ci vestiamo di rosso con cucini frigini, oppure le orecchie attaccate al cappello particolare, però vabbè, questa vena poetica che si chiude qui è la vena poetica del Natale, però andiamo sì, perché poi di poetico non abbiamo assolutamente niente. Adesso di questo iniziamo parte. Seriamente, buonasera e bentornati davvero su Global Rally Network. Vedete, orario, questo orario insolito. Diciamoci la verità, il video doveva uscire almeno una settimana fa? Sì. Ci riprendiamo che non sia uscito una settimana scorsa? No, perché eravamo indaffarati, eravamo impegnati, quindi non fa niente. È anche giusto per evitare ritardo, noi abbiamo pure quelli che arrivano in ritardo a fare i regali, di fare questo video lì, lo va a prendere per il nuovo video e gli viene in mente, evitando di essere malmenati dai propri amici. Ma anche a prescindere, perché questo comunque rimane un video adatto anche ad altre festività. Infatti in questo video andremo a parlare di una lista, vi presenteremo una lista anche per settori specializzati, ci siamo proprio impegnati per prezzo, per quelli poveri come Global Rally Network, oppure per quelli ricchi tipo Terry Neville, che possono permettersi una Rally 1 e non solo. E quindi andiamo subito a vedere questa nostra lista partendo proprio dalla base, da una cosa semplice. E cosa c'è di più semplice di una bella fotografia, oppure di un bel poster? Naturalmente ne trovate di già pronti, oppure potreste crearne uno proprio voi, personalizzato, ad esempio con una foto, con una macchina, con il pilota preferito proprio del vostro amico, del vostro fidanzato, amante dei rally. Anche un pilota di zona, anche un vostro amico di zona. A proposito, se poi sapete che avete un amico di zona che ha corso il rally di Cassino, il rally di Sperloni, volete fargli un regalo particolare, lo potrete dire, ha delle belle foto che poi potreste usare per delle belle stampe. A proposito, naturalmente si può stampare su diversi materiali, sulla semplice carta la puoi incorniciare in una bella cornice, su tela o anche addirittura ci sono a disposizione dei poster metallici, alcuni dallo stile vintage, altri dallo stile più moderno. Si parte davvero da una fase di pochi centesimi fino ad arrivare a 5, 6, 10 euro di una placca metallica oppure di una stampa su tela di grande dimensione. Quindi prezzi contenuti, questa è proprio la base del nostro video. E poi l'acquisto anche come che... tempistiche, come lo fai in po'. Esatto, lo fai come ti pare. Acquisto che può essere eseguito praticamente ovunque, ci sono tanti siti che si occupano della vendita e poi potete ovviamente rivolgervi anche, se avete tempi più lunghi, a siti come AliExpress, Shane, oppure Vinted, no, anche Vinted, trovare qualcosa sull'usato, Amazon, in generale siti più specializzati. Vabbè ragazzi, quelli sono, poi voi sappiamo che siete super esperti. Ma andiamo subito con il numero 2 della nostra lista. Il numero 2 della nostra lista, salendo poco diverso, sono i modellini, auto da rally e non, potete regalare anche il camion dei vigili del fuoco, quel che volete, di tutte le scale, quindi ce n'è di tutto, dal modello 1,64 fino a salire 1,43 fino ad arrivare, naturalmente salendo anche con il prezzo, a modellini di dimensioni 1 a 2 1 a 4, quindi anche belli. E poi ci sono poi, perché poi questa è una sottocategoria, no? Modellini che sono quelli di fascia un po' più seconda parte, il penultimo di fascia di prezzo, però poi all'interno dei modellini ci sono ancora vari prezzi in base alle dimensioni che prendete, all'originalità del modellino, o la marca dice fa tanto. E poi diciamoci la verità, se si cerca un modellino abbastanza particolare, c'è chi fa anche modellini personalizzati, là si arriva naturalmente anche a arrivare sui 50-60 euro, però davvero i modellini base delle vetture che hanno fatto la storia li trovate su diversi siti, tra cui anche Amazon, Duck Mantova, eBay, partono davvero da 3,50 euro a salire. Spoiler, li trovate anche su Vinted, se vi interessa. Poi a meno che non volete un modellino 1 a 1, se volete un modellino 1 a 1, lì potrebbero essere davvero delle belle spese. Naturalmente il modellino passa dalla penultima fascia alla prima fascia. Passiamo a un'altra categoria, si sale davvero pochissimo di prezzo e si parla di giochi di rally, naturalmente per un fan del motorsport, anche Formula 1, MotoGP, Dakar, sono tanti giochi, ma in questo video ci soffermiamo per lo più sul mondo dei rally. E naturalmente la scelta più immediata è proprio il nuovissimo
WRC Generation oppure Dirt Rally 2.0. Davvero entrambi si trovano a prezzi davvero modesti, prendendo anche il pack completo con tutte le vetture, soprattutto io lo consiglio in Dirt con l'edizione Game of the Year. Ora qui bisognerebbe aprire una parentesi: cosa si cerca da un gioco di rally? Perché questo è fondamentale. Se si cerca ancora la simulazione, le prove speciali, il divertimento, anche tra virgolette una simulazione, ma chiamiamola così, perché purtroppo Dirt Rally 2.0, per quanto sia un buon simulatore, non ha niente a che fare con i confronti di RBR. Mentre se si cerca uno svago, un divertimento, a quel punto consiglio WRC Generation, perché andiamo a vedere quali sono le criticità di questo nuovissimo gioco davvero uscito da meno di un mese. Allora, io mi sentirei di dire su WRC da sempre, l'abbiamo detto, su WRC io ci dedicherei di più la carriera, quella fatta offline, mentre Dirt è un gioco, già per partire, Dirt è un gioco molto più incentrato sulla carriera online, ovvero su Dirt la carriera c'è, però non è accentuata come quella in WRC. Su Dirt, insomma, io il consiglio che darei a chi ama giocare online è Dirt piuttosto che WRC. Poi Salvatore parlava anche di simulazione, io vi dico la mia esperienza, ora che anch'io WRC poi ne parlerai anche tu, perché è importante dare una recensione. WRC ha una fisica secondo me pessima, le vetture io non le riesco a controllare, si salva soltanto l'area di linea per quel poco che l'ho guidata, mentre Dirt invece è molto molto più reale nel tenere la strada. Hai detto assolutamente una cosa vera. Io naturalmente il paragone va fatto con le vetture che sono presenti in entrambi i giochi, io subito lo faccio con le Rally 2. Su Dirt senti la velocità, la facilità di utilizzo, che poi sono le caratteristiche che hanno dettato il successo di questa vettura anche nel mondo reale, mentre su WRC, forse anche per favorire l'utilizzo delle Rally 1, renderle ancora più semplici, hanno creato dei veri e propri cancelli, davvero non si sta in strada. Ed è proprio per questo che a questo punto mi viene da dire: se siete interessati a un gioco per cambiare, nell'attesa che esca il nuovo capitolo firmato Codemaster, vi dico prendetelo WRC, dovrebbe arrivare in primavera, attenzione spoiler, dice bene Paolo, prendete WRC perché comunque ha una carriera interessante, è divertente e comunque ti tiene lì attaccato allo schermo a guidare, ti giuro che scendono i santi durante la guida perché scendono, però la carriera comunque è ben fatta, i rally sono belli, ci sono tante le vetture, ad esempio le vecchie WRC si guidano abbastanza bene e poi c'è comunque anche la possibilità di crearsi le proprie livree, che comunque non è una brutta cosa. Bel battuto nel video. A voglia che l'ho battuto nel video. Già campione del mondo WRC 2, sono passato quest'anno nella Rally 1, siamo al quarto round, ce la stiamo giocando con Calderon. E quindi e ti arrivi, insomma, quindi una scelta che dovrete fare molto molto accurata. Poi tra l'altro io ho un problema con le Rally 2 nel sound, questa è una mia segnalazione, dall'interno, dalla posizione interna alla vettura, io si sento soltanto il fischio, soltanto il sibilo, come se fosse 195 metri dalla macchina, mentre invece la Rally 1 si sente molto meno dall'interno. Poi tu mi dicevi dall'esterno questo problema non l'ho trovato, devo testare dall'interno. Poi ricordiamo, Paolo gioca da volante, tra poco ci arriviamo, io gioco ancora da controller, quindi naturalmente giocando da controller viene un attimo più facile muoversi da fuori, giocare da fuori dipende, il problema sta nei movimenti della vettura. Ma chiusa questa parentesi, passiamo subito al quarto punto della nostra lista, quarto punto che si ricollega comunque al mondo dei videogame, ovvero quello della scelta del volante, perché un appassionato che gioca a Dirt e a WRC a lungo andare sentirà la necessità di passare dal pad, dalla tastiera, a un volante. Ma che gioca con la tastiera? Spoiler. Non lo so. Tu sono un po'. Io per la prima settimana di Dirt, un incubo, signore, un incubo. E quindi passare a qualcosa in più, un volante, una pedaliera. Bene, la scelta cade per chi guarda un po' di più al costo, quindi anche chi non sotto la categoria, i costi. Per quanto riguarda la PlayStation, la scelta potrebbe andare sul Logitech G29, mentre un 920 per Xbox, io gioco con G29, è fantastico. E poi oppure salire un po' con la fascia per quanto riguarda la fascia di prezzo e arrivare al Transmaster T150, T300.
Sì, diciamo che sono due volanti leggermente diversi, il T150 e il 300, il 300 costa un po' di più, ma ti dà del feature in più. Fatto sta che di volanti ne abbiamo già parlato, lo trovate qui nelle in alto, vabbè, geografia davvero negati, spoiler. Proprio ricollegandoci però al volante, poi diceva Paolo, questa scaletta si passa dal pad al volante, dopo che si guida un po' con il volante, inizia a sentire la mancanza di un freno a mano e un cambio sequenziale. Ed è qui che io dico, per chi è già in possesso di un volante, come regalo consiglierei proprio un acquisto di uno di questi due. Un bel freno a mano oppure una bella leva con un bel cambio sequenziale. Naturalmente il freno a mano di marche semi sconosciute possiamo uscircene anche con 60-70 euro, addirittura 50 se siamo fortunati. Con il cambio sequenziale si sale leggermente. Poi, per chi cerca un buon compromesso, ora non siamo sponsorizzati, però ne ho sentito parlare molto bene, c'è anche la possibilità di acquistare un pacchetto combo, quello fornito da FPS, che mette a disposizione fianco a fianco l'unico accessorio plug and play sia per computer che per PlayStation che per Xbox, cambio sequenziale e anche un freno a mano. Attenzione però, perché il freno a mano è comunque on off, avviene tramite un contatto, quindi non c'è la possibilità di regolare, di poter dosare. Però c'è comunque anche una buonissima personalizzazione, io lo consiglio, non l'ho ancora provato, però mi piacerebbe provarlo perché sembra davvero molto interessante. Bene, ho fatto una scaletta, in pratica partite a regalare, io direi, un appassionato, regalate il 25 dicembre, gli regaliamo il volante, no, il gioco, il primo gennaio gli regaliamo il volante, no, vabbè, il 6 gennaio non regaliamo... facciamo così, il 25 gli regali il gioco, così si appassiona, al compleanno gli regali il volante, all'onomastico gli regali... E se il compleanno è il 27 dicembre? È fortunato lui che si ripiega in pochi giorni. Detto questo, passiamo all'ultimo. Ci sono altre due categorie. Si scende un po' di prezzo, quindi sì, questo è vero, vedere. Però dipende da quello che comprate. Dipende. Se vuoi truffare l'Eurospin perché ti dicono un prezzo sbagliato e invece sbagliano loro, è successo a me. Non è stata colpa mia. Tanti di noi vanno a vedere i rally, sicuramente tutti noi appassionati qui su YouTube andiamo almeno 2-3 volte l'anno a vedere un rally, quindi su una prova speciale sono tante le cose di cui si ha necessità su una prova speciale, ma devono essere anche facili da trasportare. Iniziamo col dire che un appassionato ha bisogno di una sedia, perché hai bisogno di portare la sedia da casa, quella del salotto di casa, perché scopo da portare, raga, perché se dovete scappare dalla zero è molto problematico. Gli ombrelli, perché in un periodo invernale l'ombrello e anche il poncio, che possono essere molto utili. Noi ne sappiamo più di qualcosa, tre rally sotto l'acqua. Io forse ho salutato la fotocamera, però sono uscite belle foto. Ma frutto, piogge e fango, anche in questo caso ricordatevi anche magari un paio di stivali stileretti con una bella livrea, nella passione della livrea. E poi ovviamente l'estate, c'è necessità invece di frigoriferi? Beh, l'estate, dei frigoriferi portateli. Ovviamente ragazzi, sono tutte cose che fan bene portarle, però sono scomode da trasportare. Voi anche per controllare i vostri frigoriferi ne sappiamo qualcosa. Quindi attenzione anche alla scelta, quindi Paolo fa molto anche la scelta, se sei più on the road o più on the machine. E quindi chiudiamo, Paolo stava andando così bene, poi si è rovinato, via. Man mano che andavamo avanti con il video, hai detto assolutamente bene, fondamentale anche la portatilità. Tra le sedie si può vedere dallo sgabellino davvero piccolino, che lo diventa piccolo così, a sedie anche un po' più impegnate, la classica sedia da campeggio, bella comoda, che comunque trasporti facilmente. Davvero il punto focale, secondo me, fate attenzione alla scelta del frigorifero, perché potreste anche evitarlo. Però ci sta, d'estate il rally, come ad esempio il rally di Roma Capitale in pieno luglio, è assolutamente necessario. D'inverno, ad esempio, anche un termos per il tè caldo per il tifoso di rally sofisticato. Passiamo adesso all'ultimo punto della nostra lista, che sicuramente è forse la cosa un po' più succosa della prima parte di lista, ci sono anche altri due punti. Global Rally Network consiglia, per un appassionato
Se ad esempio il regalo vuole essere fatto da un gruppo di persone, per una singola persona ci può stare, consigliamo ad esempio un bellissimo corso di drift oppure un bel corso di rally. Naturalmente ci sono diversi step, c'è il corso base che prevede 4-5 giri a bordo di una vettura da rally fino ad arrivare a corsi più impegnativi, ad esempio il corso della Vittorio Carnival Rally School, sia per piloti che per navigatori, che costano un po' di più ma che ti formano addirittura ad un buonissimo livello. Ad esempio io e la fidanzata di Paolo e tutti i suoi familiari, per il suo compleanno lo scorso anno, gli abbiamo regalato dei giri, un corso di rally a bordo di una Subaru Impreza. Paolo può dire, certi rimasto... tempi ragazzi, che sì, diciamo che i primi tre giri stavano lì, ma quando finisce questo che ce ne vogliamo andare, al quarto si è impegnato un po' di più, poi è finito il tempo. Però Paolo può confermare, è comunque una bellissima esperienza. Sono esperienze fantastiche. Io sono stato a Latina, adesso non dico il nome del posto dove mi hanno portato. Non ci hanno pagato, vabbè, l'abbiamo detto prima. Però siamo stati a Latina, veramente un'esperienza straordinaria. Non farò altro che ringraziare tutti coloro che sono impegnati per questo regalo. Poi devo portare il microfono e la continuità. Sì. E no, e dicevo, è bello, tu dici, sì, però andavi a 30 ore, sì, però era una... sei entrato comunque in una Subaru Impreza S4, quindi anche... Ho provato a dare del mio, poi, ovviamente, dai, diciamo non è roba mia. Diciamo che ha fatto un po' il tagamoto cazzuto, io non salta, non fa curva, non taglio, non fa... Il Serderis, come Serderis. Parentesi, Serderis 4 Rally nel 2023 URC, è lui il pilota di esperienza veramente. Assolutamente, quindi attenzione anche a quello che sta nel mercato, hai fatto bene, questa piccola flash news ci sta. Passiamo invece adesso ad un altro capitolo. Se abbiamo parlato di fan per adesso, di appassionato semplice, adesso andiamo un po' più nella zona settoriale. Nella zona Global Rally Network andiamo. Se volete farci dei regali, regali per GRN, porca, regali per GRN, no vabbè. Per i videomaker, fotografi, il consiglio che vi diamo è quello di procedere all'acquisto di, sicuramente un fotografo ha già una fotocamera, quindi non dico fotocamera, mi sentirei dire più video, obiettivi per fotocamere, poi se volete mi dare una fotocamera da 2000 euro, se volete fare quello. Un piccolo upgrade, gli accessori per questo settore sono tantissimi, ad esempio Paolo da tua fidanzata Aurora, che salutiamo, è lì che lo sopporta ogni volta, mi fa compagnia nel sopportare questo fardello, diciamo lei la sopporta un po' di più di me forse. Si sono appena regalati un drone, che comunque nei rally regala tante emozioni, mi raccomando attenzione a quando lo guidate, cavalletti, borse, porta obiettivi, porta fotocamere, flash, comunque così via, tutti accessori che possono essere utili. Ad esempio, se si vuole spendere poco nel settore, so che non è facile, si potrebbe prendere ad esempio un kit di pulizia delle lenti, che non fa male, così si evita di fare foto sfocate perché si è appannata la fotocamera. Sono cose che succedono, oppure ad esempio se gli è successo a cercare, lasciamo stare, è successo il borsacchino, a nostri cari amici sono zombato due foto perché ci stavano, una c'aveva il dito davanti, non so come sia possibile, e una perché si era appannata. Ecco, è svelato l'arcano. Io dico anche, modello videocamera, visto che ne abbiamo una, parliamo di quello che stiamo registrando, vedete anche quello che comunque è la qualità, anche in questo ore, in questo tipo di illuminazione, la Panasonic, se non ricordo male, una HC-V180 da 10.0 megapixel, se non sbaglio. Spoiler, Paolo sta leggendo il dietro della videocamera. Il costo molto contenuto, qualità buona di giorno, 200 euro, di notte magari lascia un qualche problema. Io ora che ci penso, quando noi stiamo registrando con la videocamera, avremmo la possibilità di metterci in modalità vlog, girando lo schermo. Non l'abbiamo fatto, siamo dei geni. Complimenti a Global Rally Network. Detto questo, passiamo all'ultimo punto della nostra lunghissima lista. Sì, ce n'è un altro, è l'ultimo e forse quello per davvero... dove i soldi potrebbero uscirne tanti, quindi servirebbero regali facoltosi, se li possiamo permetterci. Per i piloti e per i navigatori, naturalmente, si potrebbe regalare accessori proprio per il nostro sport preferito. Partiamo anche qui. Ciclismo, sì, caschetto, parastinchi. No, seriamente, si parte davvero con le cose che costano un po' di meno, ad esempio un quaderno per le note per un navigatore, oppure per
per entrambi si potrebbe parlare di sottotuta, intimo termine, indico, intimo, ignifugo, per poi iniziare a salire di prezzo con guanti, scarpe, tute, anche personalizzate, fino ad arrivare ai prezzi, ai prezzi proprio quelli belli costosi, ad esempio un bel casco oppure un collare. Anzi, naturalmente le marche sono infinite, è inutile stare più a parlare, però solo mi sento di dire due cose che sono proprio tutte attrezzature che possono entrare nel foglio, sono tutte attrezzature che possono essere prese, sembra brutto dirlo perché i regali usati sono una cosa orrenda secondo me, però possono essere anche presi usati, ma attenzione all'acquisto, alla data di scadenza del prodotto, data dell'omologazione FIA, che durano 4-5 anni, ricordo. Un'altra cosa, visto che noi abbiamo il punto di... Naturalmente, per quanto riguarda questo settore, come abbiamo fatto per alcuni prodotti, possiamo darvi anche alcuni consigli su dove acquistare. Naturalmente noi al nostro fianco, si può dire dall'inizio, da Terre d'Argine, il primo rally, il nostro primo rally sul campo, proprio del canale, sì. C'è Accolino con la sua Pro Rally Racing, un sito, un'eccellenza italiana naturalmente, che ha al suo interno i migliori marchi. Quindi se vi va fateci un salto. Nella descrizione probabilmente troverete il link. Sicuramente se dovete fare un acquisto del genere, veramente vi ringraziamo di cuore lì, perché conosciamo la persona di Acco, molti parecchi appassionati la conoscono e la probabilità quindi professionalità messa mette al centro, non solo la professionalità anche la qualità, quindi davvero una delle eccellenze italiane nel settore. Detto questo, siamo giunti alla fine di questo nostro video, diverso dal solito, ma comunque secondo me molto interessante, perché ripeto, non si adatta solo a Natale, ma può essere utile anche per i regali di compleanno onomastico. Poi se proprio ci tenete, se siete interessati a una bella felpina, ci sarebbero le felpe di Global Rally Network. Spoiler per il 2023, stiamo cercando di rendervele accessibili. Questo è intanto beccato, piano stiamo crescendo sul tutto, quindi anche le felpe sono uno dei punti che nel corso dell'anno potremo vedere insieme. E a proposito di progetti, questo non è l'ultimo video dell'anno, ce ne sarà un prossimo, non spoiler, però più o meno avete capito da queste ultime parole di cosa andremo a parlare. Che dire, auguri di buon Natale, tanto ci vediamo dopo Natale. Sì, ci vediamo dopo Natale, però premette. No, vabbè, ormai le iscrizioni non ci volevo parlare un attimo dell'evento del Virtual Rally di Christmas Show, ma ormai le iscrizioni sono chiuse. Quindi buon Natale a tutti e buona fortuna a coloro che si sono iscritti a questo evento creato insieme a Passione Motorsport. Assolutamente sì, per concludere al meglio questo 2022. A proposito, ci sarà una bella cosa che invece aprirà il 2023, però di tutto ciò ne parleremo nel prossimo video. Ancora buone feste, non mangiate troppo perché sennò poi non entrate più nelle tute che già avete comprato per la stagione di gara 2022, notte da 2023. E quindi da Paolo e da Salvatore è tutto. Ciao belli, ciao.